Ciao ragazzi, nuovo video, stranamente nella mia cucina c'ho anche la compagnia di gatta Minù. Guardate com'è bella, è bellissima, è bella bella bella, che mi fa compagnia da... Ci tenevo tantissimo a fare questo video, mi trovo in questa stanza perché nella mia stanza cosmeticosa praticamente stiamo facendo il trasloco, il trasferimento, quindi scusatemi anche se sto facendo pochi video di ricettine, tutorial, ma state vedendo magari più video vlog, video fuori, perché effettivamente non so ancora bene dove qual è la mia casa, sto un po' qua, un po' là, perché insomma ci stiamo trasferendo, quindi è un po' un casino. E proprio adesso è arrivato il momento della mia stanza cosmeticosa, quindi stiamo portando proprio tutti i mobili, tutte le materie prime, potete immaginare che è un lavorazzo. E quindi sto qua nella mia cucina, ho trovato anche una tovaglia natalizia, però ci tenevo tantissimo tantissimo a fare questo video, ho detto no, almeno uno con le idee di regalo per Natale lo devo fare le ragazze, quindi veramente sto qua, ho recuperato tutte le cosine per fare questo video, proprio veramente ci tengo tanto tanto tanto. Ho pensato di farvi vedere così in un unico video tre idee per regali natalizi che spero tanto che vi possa piacere. Iniziamo subito. Allora, queste idee che faccio vedere ovviamente sono super super semplicissime, che potete fare veramente tutti, quindi ho preferito fare qualcosa di molto molto semplice che potesse andare bene per tutti, ovviamente molto molto economico. Ho pensato di riciclare dei rossettini, adesso vi faccio vedere. Per prima cosa, in un contenitore ci vado a mettere il burro di karité. Il burro di karité è l'ingrediente proprio che vi serve predominante, ragazze, e sapete che ormai lo trovate su tutti i siti, lo trovate un po' dappertutto. A questo punto quindi il mio burro di karité qua dentro, ragazze, lo vado a mettere sul fuoco e lo sciolgo a bagnomaria. I rossetti che ho deciso di riciclare sono questi qua in particolare, e ho preso praticamente un rosso, arancio, adesso vi faccio vedere. Scegliete ovviamente dei prodotti che hanno dei gommoncini, non devono avere paraffina, non devono avere silicone. In questo modo voi potete così riciclare dei prodotti che magari sono dei colori che non vi piacciono, dei rossettini che non usate tanto, però ovviamente devono avere comunque un buoninci, perché il prodotto comunque che dobbiamo realizzare deve essere un prodotto buono che dobbiamo usare, dobbiamo spalmare sul nostro viso, sulle nostre labbra. In queste ciotoline, in una ci vado a mettere questo qua rosso, che praticamente è un rossetto, ve lo faccio vedere, è un rosso molto molto scuro, è un rosso natalizio, e lo vado a mettere un pezzettino qua dentro. Lo stacco con un coltellino e con questo qua voglio fare un balsamo labbra colorato. Un pezzettino così, vedete, poi vi regolate voi, in base al colore lo potete anche aggiungere dopo. Burro di karité sciolto, vedete, diventa così, una roba così, anche se non è proprio completamente completamente sciolto va bene. O lo fate stare troppo sul fuoco, se no si rovina. Lo divido nei vari contenitorini, quindi questo qua del balsamo labbra, un po' così, un po' in quest'altro qua, e adesso non vi dico ancora cosa faccio. Divido in tre parti uguali praticamente, 1, 2 e 3. È bello perché in una volta sola potete fare tre prodottini diversi. Adesso vi faccio vedere, quindi vado a mettere in questo qua il rossettino rosso che vi ho fatto vedere prima. Adesso è caldo il burro di karité, quindi vedete che si scioglie. Se casomai vedete che non si scioglie, lo mettete di nuovo un pochino sul fuoco a bagnomaria. In questo qua, nel secondo, ci metto un po' di questo qua che invece è un rossettino che comprai al Lidl un po' di tempo fa, comunque ha un buon incino, non ha paraffina, non ha nulla, ed è un arancio molto molto carino. Blush per il viso, che poi sono prodotti multiuso, potete utilizzare come volete. Qua quindi ne metto un po' in più perché ovviamente voglio che il mio blush mi colori le guancette, quindi metto due pezzettini di rossetto. Li vedete come si scioglie? Perché ovviamente è caldo e quindi si scioglie. Voi ovviamente, se decidete di farne uno solo di prodotto, potete anche mettere direttamente il burro di karité appunto nel contenitore con già il pezzettino del vostro rossetto dentro e scaldate tutto assieme, quindi fate prima se non dovete fare tutti e tre i prodotti. Se invece come me
volete fare tre cose, quindi volete dividerlo, allora fate in questo modo. Nel terzo invece vado a metterci un pochino di un ombrettino, voglio fare un ombrettino natalizio, quindi ci vado a grattare un po' di un ombrettino. Io nello specifico uso questo qua che è delle Essence, anche questo qua non ha ingredienti dannosi. Ci gratto quindi qua dentro un po' del verde, ecco qua, gratto questo ombrettino verde, faccio vedere come viene bello. Mescolo e vedete che si scioglie tutto quanto. E per fare una cosa figa ci metto anche un po' di brillantini dorati, eccoli qua, questi sono dei brillantini dorati e li vado a mettere qua dentro. Voi potete utilizzare sia ombretti in polvere sia ombretti insomma così compatti e grattarli, appunto come ho fatto vedere. Potete fare anche un mix. A questo punto io ci vado a mettere un po' nel balsamo labbra per renderlo un po' più lucido, ci vado a mettere anche un po' di olio di ricino, però attenzione, lo metto soltanto nella parte del balsamo labbra, appunto perché mi dà, l'olio di ricino mi dà una consistenza un po' più morbida e un po' più lucido, quindi perfetto per il balsamo labbra. Proprio una puntina, un mezzo cucchiaino di olio di ricino qua dentro, quindi nella parte del balsamo labbra, che in questo caso a me è questo rosso, poi scegliete voi quale colore. E invece se volete rendere il vostro prodotto un po' più asciutto, asciutto e setoso, quindi non untuoso, ci aggiungete un po' di amido di riso. Quindi in questo caso l'amido di riso lo metterò sia nella parte dell'ombretto che nella parte del blush, che voglio appunto avere qualcosa di più asciutto. Metto qua, quindi un mezzo cucchiaino qua e un mezzo cucchiaino qua. Mescolate con cura, così non si fanno i grumetti, si deve sciogliere tutto, tutto, tutto. Ecco qua, mescolate, mescolate, mescolate. Vedete che si sta addensando? Come si sta addensando? Mescolate bene per togliere tutti i grumetti. E se vedete che ci sono troppi, troppi grumi, potete anche rimetterlo a bagnomaria. Vedete che si sciolgono. Comunque, se mescolate bene, si tolgono. Ecco qua, passiamo l'ambra. Questo è venuto proprio bello il blush. È un arancio pescato, molto molto bello per un blush. Adesso lo vado a versare in questa giallina e l'ombrettino in questo qua verde. A questo punto li metto nel congelatore un pochino per farli indurire. Aggiungere un profumo, vi consiglio di aggiungere l'olio essenziale di arancio dolce, che è l'unico che sulle labbra non è amaro, quindi metto due goccine di questo dappertutto. Oppure ci vuole una fragranza specifica, soprattutto in quello là che diventerà un balsamo labbra, deve essere specifico per le labbra, quindi e non deve essere amaro eccetera, ho avuto brutte esperienze. Oppure potete utilizzare una fragranza per dolci. Ed eccoli qua i miei prodottini pronti. Io ragazzi l'ho lasciato un bel po' nel congelatore per sicurezza, però adesso che è inverno non ci sarebbe stato neanche bisogno, perché comunque fa freddo e si induriscono veramente subito. Il mio preferito è il balsamo labbra, è troppo bello e setoso, morbido sulle labbra, viene voglia di mangiarlo, è proprio buonissimo. Poi c'è anche il blush in crema e l'ombretto in crema. Ovviamente sono prodotti versatili, quindi ne potete anche fare uno solo e magari utilizzarlo sia sulle labbra, sia sugli occhi, sia sulle guancia, come volete voi. E a me piacciono tantissimo, sono delle idee carine sia per regalare alle amiche ma anche per voi stesse, perché è un modo sfizioso e carino per riciclare magari un rossettino che non utilizzate e fare qualcosina di molto molto sfizioso e super super semplice. Ecco l'intruso, guardate, c'è Cookie dietro che viene a sbirciare se è qualcosa che si mangia, se non si mangia se ne va perché non gli interessa. Quindi questo è il balsamo labbra, che è super super morbido e anche molto nutriente, quindi se avete anche le labbra screpolate è ottimo, perché comunque il burro di karité è cicatrizzante e super ammorbidente. Mi raccomando ragazze, mettete un bel pollice in su se vi è piaciuto questo video. Io vi ringrazio tantissimo, guardate anche sul blog per tutte le sostituzioni e al prossimo video. Ciao!